A tutti voi il più cordiale buon pomeriggio da Alessandro Fabretti. Ebbene sì, anche il campionato italiano Under 23 per quello che è momento importante ai fini dell'assegnazione della maglia tricolore. Buon pomeriggio Gigi Sgarbozza, eccoci allora, siamo nella località del Val d'Arnese, Badia Agnano, un colpo d'occhio veramente eccelso con drappi, tanta festa, una piccola località in realtà di soli 800 abitanti che però ha accolto con tutto il calore che si deve naturalmente a una manifestazione di questo calibro. Come potete vedere due ali di folla, tanto entusiasmo e è ovvio il sole e il caldo. Buon pomeriggio Gigi. Buon pomeriggio a tutti. È vero Alessandro, è la prova più importante del calendario nazionale. Vincere una maglia tricolore nella categoria Under 23 è un trampolino di lancio per il passaggio al professionismo. Presenti addirittura 152 i partenti di 48 società, le migliori in assolute. Chiaramente ci sono dei grandi favoriti che magari vi dico subito: Giulio Ciccone della Colpac, Gianni Moscon, già 6 vittorie in stagione della Zalf, Desiree, Euromobile, Fiore, Enrico Salvador della stessa squadra, Ravasi della Colpac e Roda dell'Unieuro Villier Triestina. Naturalmente i motivi di spunto di questa gara sono tanti, su tutti è ovvio l'assegnazione della maglia tricolore, ma anche la possibilità di mettersi in mostra dal momento che sono presenti il coordinatore delle squadre nazionali di ciclismo, il nostro perché lo definisco ancora così, Davide Cassani, il CT degli Under 23 Marino Amadori. Quindi insomma per questi ragazzi, caro Gigi Sgarbozza, un motivo in più per dare tutto quello che hanno, tutto quello che possono. Attenzione perché di fatto si stabilizza la corsa con un drappello di fuggitivi. Sì, è proprio così, sono 5 all'attacco con il numero 8 Castegnaro, Palazzago Pala Fenice con il 54 Gnan, Gaia Plasten con l'83 Ganna, Viris Maserati con il 127 Di Russi, Sell Italia con il 174 Ballerini. Una fuga importante della Unieuro Villier Triestina, importante dal momento che il vantaggio massimo è stato di 6 minuti. Una fuga iniziata dopo appena 30 chilometri. La gara è organizzata dal comitato locale dell'Arco Guerra e dalla Fracor. Fracor Levane, il direttore dell'organizzazione, Ezio Mannucci, grande personaggio, grande direttore sportivo, 60 anni, con la stessa società, la Fracor Levane. Come già detto, la temperatura è piuttosto elevata, il tasso di umidità è altissimo e la fuga che prosegue in questo suo momento con però sviluppi importanti. In questo momento vediamo che esce dal plotone un altro uomo, si tratta di Carboni, che di fatto è il compagno di squadra, Giovanni Carboni, di Davide Ballerini. Si sta cercando proprio l'aggancio ai 5 fuggitivi, ma in testa al gruppo tutta la Zalf Desiree Euromobili, in testa a tirare tutti i compagni di squadra a disposizione di Gianni Moscon. Naturalmente io credo che il momento fondamentale sarà il muro di San Pancrazio, che è posizionato a una quindicina di chilometri dal Rivo, è un gran premio della montagna, quota 500 metri sul livello del mare. Sì, è proprio così Alessandro, penso che sicuramente sarà la salita che deciderà la corsa, dal momento che presenta delle pendenze importanti, addirittura del 15%, saranno i corridori più forti a mettersi in luce su questa salita. Ancora Giovanni Carboni, lui corre con la Unieuro Villier Triestina. Come vedete anche qui le rampe sono impegnative, strada che sale intorno al 10%, qui addirittura 11-12%, poi spiana leggermente, è solo un inizio. Ma guardate quanta gente, quanto entusiasmo, è ovvio che il settore dell'Under 23 continua a riscuotere davvero grande entusiasmo. Sì, grande entusiasmo, tra l'altro qui siamo in Toscana, una delle regioni ciclisticamente parlando dove il ciclismo è forse più popolare del calcio, soprattutto in questa provincia di Arezzo dove si svolgono durante l'annata decine e decine di corse. Ripeto, siamo nelle zone del Val d'Arno e quindi è ovvio che qui il ciclismo regna sovrano.
la strada continua a salire. E qui vediamo proprio la durezza della salita, un rapporto agilissimo, sta spingendo un 39-25, ma ci sono... Ecco, qui comincia a spianare. Sì, qui spiana leggermente, ci sono alcuni tratti che bisogna spingere anche il 39-28. Molto buona comunque l'azione di questo ragazzo, under 23. Però vedete che il gruppo è lì dietro, quindi dopo uno scatto repentino si volta, probabilmente di qui a poco verrà raggiunto appunto dal resto del gruppo che nel frattempo si era fatto sotto. E mi sembra un uomo della ZAF, potrebbe essere Moscon, Gigi? Infatti è proprio così, è Gianni Moscona della ZAF, Desireo Euromobile Fiore. Tante vittorie all'attivo quest'anno, ben 6 successi. Uno dei grandi favoriti, tra l'altro è già firmato per la Sky, quindi lo vedremo il prossimo anno a correre con lo squadrone britannico. È lui. Sì, la sua pedalata è possente, sta facendo la differenza, sta cercando di portare via un gruppetto, esatto, su queste rampe che saranno decisive per quanto riguarda l'ordine d'arrivo. Il suo non è un vero e proprio scatto, è un allungo, è un forcing terribile per molti, quasi per tutti. Guardate il gruppo come si stia sgranando leggermente, non è finita naturalmente qui. Gianni Moscon proseguirà nella sua azione, sempre seduto in sella, e vedete ormai sono rimasti solamente in 5 corridori, o meglio 4 corridori ad inseguire Moscon. Tutto il resto del gruppo ormai spezzato, si è disintegrato letteralmente. E infatti c'è Ravasi del team Colpac, Gaburro, General Astore e Bottoli, Ravanelli del team Palazzato, tutti grandi favoriti. Eccolo, della partenza. Ravanelli. Natali della Mastro Marco, Sensi Dover, Rota dell'Univer Villar Triestina. Intanto Moscon, anche qui la strada leggermente si fa un pochino più dolce, sono rimasti in due ad inseguire, provano a rientrare gli altri due, certo davvero dura, soprattutto dopo tanti chilometri di gara. Sì, Moscon qui veramente sta facendo male agli avversari, perché sempre in testa, adesso ha ricevuto proprio il cambio del corridore della Colpac, quindi cerca un po' di rifiatare, si sono appaiati, però non ha passato in testa a condurre Ravasi, ha appaiato Moscon, infatti si volta per chiedere il cambio, questo è un tratto chiude in cui... Sempre, comunque chiude sempre Ravanelli, Simone Ravanelli, chiude il drappello, si volta Moscon, beh... percepisce, ed è ovvio, che ormai la selezione è fatta e che probabilmente il titolo tricolore sarà un discorso chiuso a 4. Ci prova proprio Ravanelli. E infatti si sta portando via proprio il gruppetto a 4, sta cercando adesso con il numero 88. Parliamo di Mosca. Di Mosca, sì, dell'aggancio sui 4, ecco, e questo è un momento in cui è passato in testa al corridore della Palazzago, quindi un momento che può rifiatare leggermente, anche se qui rifiatare è difficile perché la strada continua a salire, anche se la pendenza non è più del 15%, qui stanno pedalando i ragazzi su una pendenza del 7-8%. Sembra che Mosca stia continuando a perdere terreno, sarà difficile pensare che possa rientrare tra due filati di alberi d'ulivo meraviglioso. Sì, panorama naturalmente eccellente quello della Toscana. La strada continua a salire, Gigi, e si fa nuovamente pendente, dunque Moscon riprende in mano l'iniziativa e torna a spingere veramente forte su quei pedali. Sì, sta facendo veramente male ai compagni di fuga, sta cercando tutto per farli fuori, per arrivare da solo, per superare il Gran Premio della Montagna con qualche centinaia di metri e provare là solo. Tiene bene comunque Ravasi del team Colpac, sempre questa società. Sì, sono le due squadre più forti, beh, Alessandro, sì, che anche quest'anno abile nel trovare e nel confermare prima di tutto i corridori e poi naturalmente una struttura che è sì genuina ma al tempo stesso molto molto professionale. Sì, veramente hanno una struttura a livello di squadre professionale, sia la Colpac che la ZAF, Desireo Euromobile Fiore, sono grandi squadroni, già 30 vittorie a testa, 30 vittorie alla Colpac e stagione 30 la ZAF. Gigi, non per niente parliamo di Colleoni e di Egidio Fiore. Sì, parliamo di grandi personaggi e soprattutto quando ci sono grandi sponsor come i fratelli Lucchetta, veramente grandissimi appassionati, Gasperi Lucchetta soprattutto, non manca niente ai ragazzi, fanno la vita in collegio, cioè hanno un collegiale a Castelfranco Veneto dove hanno
di tutto a disposizione, massaggiatori, meccanici, quindi sono insieme tutta la settimana, si preparano, e poi ci sono anche due grandi direttori sportivi come Luciano Rui e Gianni Farisin. E naturalmente per quanto riguarda invece il team Colpack, altri grandi personaggi. Antonio Bevilacqua, Gianluca Valodi, Gianluigi Stanca, grandi personaggi, tra l'altro Gianluigi Stanca ha diretto squadra e Volturo, quindi una grande esperienza a livello mondiale. La Mirram. Beh Gigi, naturalmente su tutti c'è questo patron così focoso che risponde al nome di Colleoni. Sì, un presidente storico. Beh, storico che non perde un momento per presentarsi alle corse, lui che comunque ha in teoria altro da fare, perché lo deve gestire un'azienda. Allora Gigi, torniamo sui quattro uomini di testa con Moscon, che adesso è abbastanza sereno ed è naturalmente alla ruota di Ravanelli, che si volta, appunto vede gli altri due, ormai il Jacopo Mosca, del quale abbiamo parlato, non c'è più, e quindi è rimasto un drappello di quattro uomini. Sì, siamo proprio Gianni Moscon, Simone Ravanelli, David Gaburo e Edward Ravasi. Siamo in vista del Gran Premio della Montagna San Pancrazio, altitudine 513 metri sul livello del mare. La pendenza in questo momento è più dolce, anche se tira sempre al 6-7%. L'accordo tra i quattro, c'è stato qualche cambio, ma il maggior peso della fuga è sulle spalle di Gianni Moscon. Sicuramente la selezione l'ha fatta lui, sì, l'ha fatta. Ritmo forsennale, guardate, tra l'altro molto bella la pedalata di Moscon, che continua a rimanere agile sui pedali. Guarda l'agilità della pedalata di Moscon nonostante la grande potenza, per un rapporto che diventa magico, peso potenza. Sì, beh, è proprio così. Alessandro sta facendo la salita veramente a un ritmo dei grandi corridori. Intanto sono rimasti in tre. Sembra che Ravanelli si sia staccato. Sì, si è staccato leggermente. A 60-70 metri qui sta dando le ultime proprio accelerate Gianni Moscon per far fuori gli avversari. Tra l'altro in carriera ha avuto un grandissimo maestro come Maurizio Fondries, è di classe, quindi nelle categorie minori è stato diretto da Maurizio Fondries, è un corridore con un grande futuro. Alessandro, ricordiamo tutti lo sfortunato campionato mondiale dello scorso anno in Spagna, quando nel finale da solo all'attacco causa una caduta ad appena 3 km dall'arrivo, fu ripreso dagli immediati inseguitori. Allora chiude in ultima ruota proprio questo Simone Ravanelli, con lui naturalmente soprattutto a tirare c'è lui Moscon, con Edward Ravasi che invece sembra molto molto agile, molto pronto a poter reagire eventualmente. Sì, è Gaburro che ha perso un po' il contatto, ma è sempre lì nella visuale dei tre attaccanti, a 150 metri, mancano 200 metri al Gran Premio della Montagna. Potrebbe anche rientrare Gigi? Sì, potrebbe perché anche rientrare. 15 km alla sì, conclusione. 15 km, quindi c'è spazio ancora per rientrare, ma qui non deve perdere altro terreno, perché poi sarà molto difficile per lui rientrare. Intanto transita primo sul GPM di San Pancrazio, come giusto che sia, Gianni Moscon, eccolo lì il GPM. E adesso naturalmente bisogna scendere, bisogna dipingere le curve nella maniera più corretta. La strada è molto bella, non ci sono problemi. Grande entusiasmo è stato colto questo campionato italiano Under 23. Niente, si è aggiudicato il Gran Premio della Montagna, infatti i due compagni di fuga non si sono azzardati per niente a mettere la ruota davanti a Gianni Moscon, che ha ripreso in seconda posizione. Sì, Ravanelli davanti e Ravasi dietro. Sì, quindi una discesa abbastanza tecnica, per cui bisogna stare molto attenti e saper guidare molto bene la bicicletta. Sembra davvero che Ravanelli sappia affrontare questa discesa nel miglior modo. Attenzione, ha allargato troppo quella curva appena detto, è uno invece che scende molto bene generalmente. Grave errore, poteva costargli caro, ha saputo però gestire la situazione difficile Ravanelli. Anche questa è una curva insidiosa, rilanciano l'azione, non c'è accordo in questo momento perché Ravasio in testa, ecco, adesso
Gianni Moscon in testa, no, ruotano tutti e tre, l'accordo è perfetto, quindi penso che sia molto difficile per Gaburo rientrare. 10 km all'arrivo. 10 in questo momento, Gaburo, ripetiamo, è lì a una decina di secondi, proverà, è ovvio, a rientrare. Discesa, come vedete, molto tecnica, non pericolosa almeno fino a questo momento. Ricordiamo allora i tre attaccanti: Gianni Moscon, Zalf, Desireo Oromobile, Fiore, Ravasi, team Colpac, Simone Ravanelli, team Palazzago. Tre squadre importanti, tre delle più forti squadre alla partenza del campionato italiano Under 23, quindi stanno confermando il pronostico. Edward Ravasi in ultima posizione, team Colpac. Spende ancora qualcosa, probabilmente del carbogel in quest'ultima fase. Eh sì, così è. Ancora piuttosto lunga, 9 km alla conclusione. Sì, 9 km, comunque il terzetto guadagna secondi su secondi, soprattutto su Gaburo, anche se Radio Corsa segnala che sta inseguendo a 18 secondi, quindi c'è qualche possibilità che possa agganciare i tre fuggitivi. Si volta Ravasi, cerca appunto di capire dove sia Gaburo, gli altri ormai sono definitivamente tagliati fuori. Sì, all'inseguimento dei tre attaccanti, contrattaccanti, Gaburo, per quanto riguarda la situazione nelle retrovie, troviamo un gruppetto composto da Natali della Mastro Marco Sensi Dover, Roda de Unieuro Viglia Triestina, Jacopo Mosca della Viris Maserati, Manuel Di Leo del team Futura Rosini, sta correndo sulle strade di casa, il direttore sportivo di questa squadra è Franco Chioccioli, e Alberto Amici della Viris Maserati, stanno inseguendo a 33 secondi. Ma non è nemmeno tantissimo. Ma adesso cominciano a mancare le forze, alcuni atleti sono in riserva di carburante perché è stata una corsa a ritmo veloce, c'è stata questa lunga fuga dei 5 attaccanti dopo 30 km, sono stati in fuga per circa 120 km, per tra l'altro una distanza impegnativa, Alessandro, 176 km, quindi alla quale tra l'altro sono poco abituati. Sono pochi abituati perché massimo la distanza delle gare è 145 km, 150 km, quindi 176 è una distanza quasi da professionisti, e quindi tanti in questo momento sono un po' in riserva di carburante. D'altra parte, Gigi, questo può essere anche un trampolino di lancio per esempio i vari Moscon che sì, come abbiamo già detto, ha già firmato o comunque già lì per entrare nel Team Sky. Sì, ma sarà stagista nel prossimo autunno, il mese di settembre, con questa grande squadra. Ma Alessandro, noi abbiamo bisogno del ricambio in campo professionistico. Sappiamo benissimo che siamo coperti bene per quanto riguarda le gare a tappe con Vincenzo Nibali e Fabio Aru, però ci mancano i corridori delle gare di un giorno. Nelle grandi classiche abbiamo deluso anche in questa stagione finora, e io mi auguro che magari in mezzo a questi corridori possa nascere quel corridore che ci dia grande soddisfazione anche per il futuro, per le gare a tappe. Ma sicuramente vedo un grandissimo Gianni Moscon con queste caratteristiche di un corridore di grandi classiche, lo sta confermando anche in questa stagione. Sì, è uno scattista che tiene bene, anzi spinge bene sulle piccole salite. Naturalmente una classifica generale di un grande giro è tutta un'altra cosa. Beh, possiamo dire ha un po', con le dovute proporzioni, le caratteristiche di un Paolo Bettini. È proprio così, in piccolo, Paolo Bettini in piccolo. Sicuramente ha davanti a sé degli anni in cui può soltanto migliorare. Il prossimo anno con questo squadrone Sky avrà sicuramente delle occasioni di partecipare alle grandi classiche, lì potremmo cominciare a vedere qualcosa di importante. Sì, ha una grande capacità esplosiva. Sì, perché va bene sulle piccole salite, è forte nello scatto, si difende molto bene in volata, è anche bravo sul passo, quindi quelle caratteristiche proprio del corridore delle grandi corse di un giorno. E poi Gigi, no, è uno che non si risparmia mai. Non si risparmia mai, è generoso, che fa presa sul grande pubblico, lo stiamo vedendo oggi, è stato colui che ha dato il maggiore impulso all'attacco e il maggiore impulso alla fuga. E così è, mancano poco meno di 6 km alla conclusione, il gruppo comunque viene segnalato in leggero recupero, lo stesso Gaburo è in leggero recupero, insomma loro spingono lì davanti ma non in maniera
così eccessiva e così importante, tant'è che gli altri stanno recuperando. Bisognerebbe che spingessero un pochino di più. Ma anche perché poi l'accordo da parte dei tre in testa è un accordo perfetto, anche se in questo momento sto vedendo Ravasi che si sta risparmiando un po', sta pensando già alla volata, quindi cerca di risparmiare le energie, mentre Gianni Moscone è colui che sta dando il maggiore impulso. Diciamo questo, attenzione, Gabburo, infatti era segnalato in recupero, questi devono fare attenzione, Gigi, e anche il gruppo dietro è in recupero. Potrebbero entrare, di sicuro il più lento di tutti in caso di arrivo in volata è Ravanelli. Sì, Gabur, su questo non ci sono dubbi. Gabburo ha fatto una grandissima discesa perché è riuscito da solo a recuperare, esatto, 18 secondi. Guarda la differenza. Bravo Gabburo, ha avuto il coraggio per provarci in discesa. Dicevo, Ravanelli probabilmente è il più lento, lui che ha caratteristiche molto più da scalatore rispetto a una... dalle caratteristiche di una ruota veloce. 4 km alla conclusione e allora si forma un quartetto, ripeto, David Gabburo della General Stoll Bottoli, che è rientrato su Edward Ravasi, Simone Ravanelli e naturalmente su di lui Gianni Moscon, che ha dato il via all'azione. Finisce in questo momento Ravanelli, la discesa. Ravanelli tenta da solo, devono fare attenzione, infatti, perché probabilmente Gigi si sente battuto in volata, è ovvio. Proprio così, sta cercando tutto per tutto per un arrivo solitario, ma vedo che c'è l'accordo dietro. In questo momento è proprio Gabburo che è appena rientrato, quindi è all'inseguimento di una grande squadra, General Store Bottoli, grande sponsor, ricordi Alessandro, San Pellegrino Bottoli Artoni, come no. Una grande squadra per tantissimi anni in campo dilettantistico. Bravissimo, e attenzione proprio Gianni Moscona, grandi doti anche sul passo, come diceva giustamente Gigi Sgarbozza, si riporta immediatamente sulla ruota di Simone Ravanelli che si volta, non c'è niente da fare, la sua azione finisce qui e questo è un momento delicato perché guardo te e tu guardi me, alla fine rientra il gruppo, devono fare molta attenzione, si voltano. Infatti proprio Gabburo si sta voltando per capire se stiano rientrando anche loro, mancano 3 km alla conclusione, il discorso maglia tricolore dovrebbe essere messa al sicuro a questo punto. Sì, e adesso anche Ravanelli dopo l'attacco è passato in testa a tirare, ma ogni volta che va in testa Gianni Moscono si vede la differenza da quell'accelerata che mette in difficoltà i compagni di fuga. L'accordo è perfetto perché sanno che sta proprio rinvenendo il gruppo di cui ho parlato prima, con Matteo Natali, con Lorenzo Rota, Jacopo Mosca, Manuel Graziano, Adriano Sacchetti e Alberto Amici. Si volta Moscon, in teoria sulla carta, naturalmente qui dobbiamo parlare di carta, il più veloce Moscon. Sì, è veloce, però non ha quello spunto alla Moreno Argentile, quando arrivava in dei gruppetti ristretti già si sapeva chi fosse il vincitore. Moscon è veloce, però oggi è stato troppo generoso. Guarda dietro, intanto il gruppo è lì, devono fare molta attenzione, Ravanelli si volta. Si mette in ultima ruota o perlomeno cerca di battezzare la ruota di Moscon come ruota più veloce del gruppetto. Ruotano comunque, a questo punto devono solamente ruotare e giocarsi tutto in volata, altrimenti il gruppo rientra. È proprio manca così poco. Alessandro, nessuno deve fare il furbo in questo momento, ruotare e passare in testa, magari sei in riserva di carburante, tirare 30-40 metri, ma Ravanelli sta provando di nuovo da solo. Bravissimo Simone Ravanelli, team Palazzago ci prova e ci riprova, si volta, cerca, capisce che non ce n'è per nessuno. Gianni Moscone intanto beve ancora dell'acqua, lo stesso dicasi per Ravasi. Ravanelli adesso in testa, anzi eccolo qui in questo momento. Ravasi ora passa in ultima ruota, Moscone ancora lui davanti, la telecamera si volta. Sono a distanza di sicurezza a questo punto, dai, sembra almeno che lo siano. Sì, ma comunque il gruppo è a 15 secondi, è il gruppo degli immediati inseguitori, manca 1500 metri all'arrivo, comunque si avvicina all'arrivo, penso che sia molto difficile. Tanto le moto vengono fatte andare avanti. Segno che si sono ancora avvicinati. Eh sì, un chilometro, poco più, 1 km e 100 metri prima della conclusione di questo bel campionato italiano. Attenzione, ci prova Ravasi, subito risponde Gianni Moscon con Gabburo in ultima ruota, Simone Ravanelli è lì, piccolo buco che adesso verrà colmato,
Non c'è più accordo, adesso tutti e quattro stanno pensando alla volata, per cui sarà una volata incertissima, di nuovo in testa Gianni Moscon. Continuano a voltarsi, il gruppo è sempre più vicino. A questo punto Gigi non so più eccolo lì. È nella visuale, sono a 100 metri. Vediamo Gaburo, Moscon, Ravanelli, Ravasi a giocarsi il titolo tricolore, il drappello di uomini che inseguono, sono veramente vicini. Chissà se riusciranno addirittura a rientrare, se continuano a pensarci troppo questi quattro, davvero vedranno vanificati tutti i loro sforzi. C'è la svolta qui, la piccola ascesa verso l'arrivo. Ancora Moscon, Gigi a questo punto. Adesso possono controllare la situazione, l'arrivo si avvicina. 500 metri alla conclusione, dovrebbe essere Ravanelli. Ravanelli che prova, Moscon risponde. Gaburo dietro proprio la ruota di Moscon, una media intorno ai 41 km l'ora. Questa è la media della corsa. Si ritorna dunque da dove si era partiti, quindi Badia Agnano. 200 metri all'arrivo. Andremo alle telecamere fisse a questo punto, il gruppo è lì, attenzione, è volata. Parte lungo Gianni Moscon, prova a rientrare David Gaburo, ma è Gianni Moscon a trionfare in questo campionato italiano Under 23, secondo Gaburo, terzo Ravasi e quarto Ravanelli. Attenzione perché il gruppo è giunto, viene segnalato a 3 secondi, quindi è giunto a 3 secondi con Matteo Natali che si impone, lui che è della Mastro Marco Sensi Dover, squadra dunque toscana. Rivediamo una volata lunga quella di Gianni Moscon. Lunghissima, ha rischiato di perdere Alessandro, vedi, ha vinto per pochissimo ma ha vinto il più forte, il corridore che ha meritato di più questa prestigiosa maglia tricolore. Bene, e allora festeggiamo la maglia verde, bianca e rossa di Gianni Moscon, alla sua destra David Gaburo, alla sua sinistra Edward Ravasi. È davvero tutto per questo campionato italiano Under 23. Il grazie va a Gianpaolo Borioni per la parte tecnica, a te Gigi Sgarbozza per il commento. Festeggiano comunque, ma il più sorridente è lui, Gianni Moscon, vincitore del titolo italiano Under 23. È tutto da Alessandro Fabretti.